Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su As Dusk Falls. Oggi giocheremo il terzo capitolo, dopo aver giocato il primo e il secondo, che potete recuperare sempre su questo canale, sia dalla playlist che metto in descrizione, sia nella playlist del primo commento al video. Nella scorsa puntata la situazione infine ci era sfuggita un po' di mano ed ora sono davvero curioso di vedere cosa accadrà, ora che alcune persone sono effettivamente morte all'interno di questa storia. Andiamo! Nel frattempo vi ricordo di mettere un mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e di condividere questo video con coloro a cui potrebbe piacere questo tipo di gioco. Vai, iniziamo! Ti piacerebbe giocare questa scena? Aspetta. Questo capitolo contiene rappresentazioni grafiche del suicidio di un personaggio che alcuni giocatori potrebbero trovare angoscianti. Si invitano i giocatori ad affidarsi alla propria discrezionalità nel momento in cui decidono di giocare. È anche possibile saltare del tutto questa scena, optando per una conclusione positiva predefinita. Io la gioco perché voglio... non sono troppo sensibile a questo tema, quindi voglio vedere effettivamente cos'è questa scena, voglio avere la possibilità di avere questa scelta. Voi in caso siete stati avvisati, voi spettatori del video, che ci potrebbe essere questa scena. Quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo. Va Desert bene. Dream Motel, Arizona. Portalo via di qui. Esattamente, lui era appena morto. Perché avevamo scelto di non avvisarlo. Avevamo visto il laser puntato sulla sua fronte. E dopo tutto quello che ci aveva detto, dopo tutto quello che aveva fatto, noi avevamo scelto di non avvisarlo. E dentro, suo fratello è impazzito. E ha sparato a... Così. Al gestore dell'hotel, del motel. Alla ragazza. Zitto. Che tra l'altro è anche una madre, vorrei ricordare. Sul retro. Dio, che notte terribile. Zoe gli ha visti uccidere Dale. Era proprio lì, in una delle auto della polizia. È al sicuro, vero? C'è qualcuno con lei? Non mi fiderei di uno sbirro neanche per chiedergli l'ora. Sono sicuro che sta bene. Dio mio, cosa dirò ad Ash? Povero ragazzo. Hai trovato il mio libro? Gli ho detto che ho già guardato. Questo con il suo libro non ce la racconta giusta. E chissà cosa ha scritto in quel libro. Ehi. Eri là fuori. Sapevi che sarebbe successo, vero? No, non lo sappiamo. Mentiamo spudoratamente. No, certo che no. Era il mio fratellino. Ero lì il giorno in cui è nato. Almeno se n'è andato combattendo. Joyce è stata giustiziata. Vuoi la terribile verità? La vita è una guerra. La gente muore e non spetta a loro decidere quando. Oh, prendiamo. Finora, tra l'altro, non abbiamo ancora fallito nessun quick time event. Signora, c'è un'operazione in corso. Sceriffo? L'arresto? Sharon? Chi è questa? Sharon, non puoi... Sua moglie? Cosa diavolo pensi di fare? È mamma. Ah no, è la madre degli Holt. Ok. Interessante questa cosa. Dante, per favore. I miei ragazzi sono lì dentro. E tu non sapevi che volessero derubarmi? Tra l'altro, è stata una nottata bella incasinata. Senti, se li vuoi fuori, mi fai entrare. Centrale resta in attesa, abbiamo un problema qui. Mi scusi, agente. Sceriffo? Sharon! Sarà meglio che tu non me ne faccia pentire.
Parolacce, oh, linguaggio. Ragazzi, aprite prima che cambi idea. Ma che ci fai qui? Ciao, mamma. Ma lei non sa ancora che uno dei suoi figli è morto? Dov'è perché lì? Mi sembra abbastanza calma, e infatti non lo sa. Oddio, no. Mamma, mi dispiace. Dovevi prenderti cura di lui. Sharon, io mi dispiace tanto. Com'è successo? Romero ci ha tirati allo scoperto per parlare di un elicottero e c'era un cecchino. Che cosa? Lui l'ha attirato là fuori come un animale. Hai qualcosa da dire? No. Avanti. Pensi che il mio Dale se lo sia meritato, vero? Sì. Sì. Dopo quello che ci ha fatto, direi di sì. Come ti chiami? Vince. È un padre di famiglia. Ci ha dato solo problemi. Non sta mai zitto. Ed era là fuori quando Dale è stato colpito. Dice che non ne sapeva niente, ma... Un padre di famiglia, eh? Capisco. Penserai che i miei ragazzi siano dei mostri. Ma abbiamo perso così tanto. E ora Dale. Non voglio perdere nessun altro. Quindi tu mi aiuti a prendermi cura della mia famiglia. E io ti aiuto a prenderti cura della tua. D'accordo? Avvertila del cerca persone, eh? No, non l'avverto del cerca persone. Perché dovrei? Scusa. Bene. Tyler, dovremmo parlare in privato. Quell'idiota di Dante pensa che lo sto aiutando. Jay, tesoro, non ti preoccupare, ti faremo uscire di qui. Allora, che diavolo succede? Dante, sto in cerca persone. Che sia venuta qui a non fare il suo lavoro. È dello sceriffo. Vince è molto pericoloso. Tutto. Se ti beccassero o se ti chiedesse di fare qualcosa di rischioso. Quando Romero non si fosse stancato di inseguirci. Ma poi mezzo dipartimento dello sceriffo era già fuori. Il male minore. Piano B. Hai detto che ho dovuto scegliere da che parte stare. Non mi piace quello sceriffo. No. Ma gli Holt ancora meno. Te lo ricorderò più tardi, quando saremo tutti morti. Grazie mille, Jim. Cristo, dai! Pensi che Zoe starà bene? Dopo tutto questo? Ci prenderemo cura di lei. Qualunque cosa accada, saremo sempre lì ad aiutarla. Lo spero tanto. Dante, sono Sharon. Oh, per la miseria, ascoltami. Dimenticati dell'elicottero. Quello che vogliamo è uno squalabus. Abbastanza grande per noi e per gli ostaggi. Vengono anche loro. Saremo più sicuri. Beh, lo so che l'ho detto, ma è colpa mia se sei un credulone. Aspetta, 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 ascolta. Se questa storia continua fino a domattina, arriverà la polizia. Forse l'FBI. E sappiamo bene che averli sul tuo territorio è l'ultima cosa che... Me ne farò una ragione. Chiamami quando è pronto. Che cosa vuoi? Devo usare il bagno. Ho pensato che volessi fare la guardia. Insomma... Vai avanti tu. Noi però stiamo comunque facendo amicizia con Jace, con il ragazzino. Perché le scelte che abbiamo fatto nei capitoli precedenti ci hanno portato ad essere Jay amici con lui. Il diminutivo di cosa? Probabilmente no, avessimo fatto altre scelte e questa scena non ci sarebbe stata. Niente, è solo il mio nome. Vai su, io rimango qui. Jay, non Jace. Jay. Quel libro che hai, posso vederlo?
Cioè, o perlomeno probabilmente ci sarebbe stata questa scena, ma non con questo rapporto d'amicizia. Con lui raccontiamo. Perché so che era dello sceriffo. Cosa? Qualsiasi cosa ci sia dentro, la rivuole indietro. Non c'è niente dentro. Guarda. È una specie di nascondiglio. C'era qualcosa dentro. Ti è caduto da qualche parte? Non lo so. Forse è nel camion. Devo dirlo a Tyler. No, aspetta. Non farlo. Perché? Darà la colpa a te. Facciamo Perché dirà che è questo colpa tua? micro Hai punto visto di quanto ho apprezzato lo manipolazione su Jay, sceriffo? E se fosse per ok? via di questo libro? Questa Non è manipolazione, colpa mia. Hanno organizzato tutto Tyler e Ma. Senti, che rimanga tra noi. Andiamo al furgone, troviamo quello che c'è dentro e nessuno lo saprà, va bene? Ti prego. Però ci siamo guadagnati la sua Se ti fiducia, porto là quindi fuori, possiamo prova a usare un fare po'. qualsiasi cosa. Non lo farò, giuro. Andiamo al furgone e torniamo subito. D'accordo. Grazie. Stai facendo la cosa giusta, Jay. Anche per la tua famiglia. Sottotitolo, la musica si ferma. Ok. Una settimana prima. Ok, altro flashback, questa volta di Jay, immagino. Venendo l'ambientazione. Ecco, per adesso le parti più noiose sono decisamente flashback. Vediamo se questo sarà più interessante. Ha catturato un leprotto. Finalmente! Il cacciatore è tornato! Ho preso dei conigli. Ah, bravo. Ah, un Ho promesso a Ma che coniglio, ok. avremmo sistemato il tetto, non reggerà un'altra tempesta. Vieni. Renditi utile. Li abbiamo sostituiti quasi tutti. Ho bisogno che tu me ne tagli qualcun altro. Pensi di poterlo fare? Sì, lo so fare. Pino. Facile da segare, facile da sputtanare. Non farlo. Certo. Ok, quick time event. Tra l'altro è abbastanza semplice, poiché non ti conta sbagliato se fai un altro movimento. Cioè io ho provato a ruotare quando lui mi ha detto di andare in su e mi ha contato il movimento in su e non in rotatorio. Legno duro o legno tenero? Legno tenero, no? Non è legno duro. Quindi dici che hai il legno tenero? Sì, credo. Hai sentito Tyler? Non gli si rizza. E cosa? Ci sei proprio cascato. Ah, guarda la sua faccia. Sembra di essere tornati negli anni 2000. Ridici sopra, sbeffeggia le tue volte, su. No, sbeffeggia le tue volte, dai. A queste cose Quasi si risponde così. dimenticavo. Ho una cosa per te. Ah, sì? Sì, magari mi aspettavo qualcosa di un pochettino più arguta come risposta, però vabbè, va bene comunque. Ci sballiamo? No, ho ancora un po' di merda da scaricare. Cos'è questo? Provalo. Hai mai visto quelle cose galleggianti quando guardi il cielo? Intendi tipo puntini e linee ondulate? Sì, li vedo. Si merita di A sballarsi un po' volte, questo quando Jay, osservo gli no? Non uccelli. trovate? D'altronde non sta facendo del male a nessuno.
Chi è questo, il loro padre? Guarda, guarda. No. Spero di non rovinarvi. Il vicino? Pa. Che c'è? Ah, padre, ok. Vostro vecchio? Oh, cazzo. La festa è finita. Ehi, immagino abbiate finito il tetto, visto che siete qui a ridacchiare come ragazzine. Guarda tu stesso. Sta venendo bene. Ah, l'hai fatto tu. Prenditi il merito, resta zitto. No, resta zitto, non c'è bisogno di prendersi il merito. È stato Jay, bisogna rendergli merito, no? E vedi, te l'ha dato lui, è stato corretto. Non sarai certo uno sveglio, ma sei meglio dei tuoi fratelli. Scommetto che sei anche più veloce. L'avremmo finito prima se ci avessi dato una mano. Avevo degli affari in città. E quanti soldi hai perso stavolta? Dai, Jay. Posso ancora sculacciarti, Tyler. Ehi, fottiti e lascialo in pace. Fai un favore a te stesso. Fatti da parte. Quando il mio pa si toglieva l'orologio, era in arrivo una scarica di botte che non avrei dimenticato. Tienimelo. Questo è il classico problema del comportamento negativo che viene reiterato. Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato il primo quick time event. C'era scritto tocca, ho premuto il pulsante sinistro, ma evidentemente ho dovuto mirare col cursore, solo che non lo vedevo. Per cosa diavolo state litigando questa volta? Niente, facevo i complimenti ai ragazzi per il lavoro. Non ti ho sentito tornare. Perché? Avresti steso il tappeto rosso? Così puoi girare ovunque con i tuoi stivali sporchi. Ripulire un altro dei tuoi casini è l'ultima cosa di cui ho bisogno. Allora, qualcuno mi può dire di cosa si tratta, per favore? Questa è una famiglia matriarcale, quindi comanda la madre. Di la verità, cambia argomento. Con la madre? Di la verità. A quanto pare appunto è la madre a comandare. Mi ricorda come vibes. Poi la cosa è degenerata. I Goonies. Quando con la madre dei cattivi che era a comandare, con la famiglia dei cattivi. Non ho cucinato per cinque, quindi se vuoi il pranzo te lo fai da solo. No, grazie. Ho perso l'appetito. Jay, porta quei conigli dentro, li spoglierò più tardi. Arriviamo tra poco. Porto delle bibite fresche. Presento alcune persone con cui tuo padre fa affari. Sì, ma quanto creepy questo tipo, senza alcun motivo. Ah, eccellente. Vedo che questa casa è tenuta bene. È merito della mamma. A mamma piace l'ordine. Ogni cosa al suo posto, eh? Sì, signore, è bello essere organizzati. Fammi indovinare. Sei troppo giovane per essere Dale. Tyler è molto più alto, o così ho sentito. Dunque tu devi essere Jay. Sono qui per una requisizione. Una che? Tuo padre è in casa? Ah, è vero, allora all'inizio, nel primo capitolo, mi ha detto che stavano perdendo la casa. Non lo si vede da giorni, l'ha mancato per un soffio, non ti conosco. L'ha mancato per un soffio. Era qui, ma non è arrivato in tempo. Oh, accidenti. È un peccato, perché i miei capi sono molto insistenti. Mi hanno mandato a riscuotere un appunto. Posso? Usa il posacenere. Se proprio deve, però non faccia cadere la cenere.
Ero sicuro di avere dei fiammiferi. Tanto siamo negli anni 60, no? Quindi è normale fumare ovunque, comunque, ascolta, sempre, non sono in ogni caso. Ma le persone per cui lavoro, se il tuo pa non paga il suo debito di gioco con gli interessi, il denaro sarà l'ultimo dei suoi problemi. È un problema di papà. Anche se questo non penso non che niente, gli farà desistere. Sì, ma le colpe dei padri... Infatti. Capisci? Bello. È svizzero? No, no, scusate. Sembra un pezzo da collezione. È tuo? No, non vale molto. Forse possiamo trovare un accordo. Se mi dai l'orologio, parlerò con i miei superiori e gli spiegherò la situazione. Consideralo un gesto di buona volontà. Che ne ma pensi? Io non mi fiderei mai nella vita, ma col cacchio. Tieni l'orologio. Non ho detto di essere d'accordo. Mi lasci in pace. Proprio come tuo padre. Gioca sempre la mano sporca. Mollami! Stai fermo, ragazzino. Jay, ho dimenticato il mio dannato orologio. Ehi! Attenzione, attenzione. Ora va via dalla mia proprietà! Torna nel buco schifoso da cui sei venuto! Holt, hai scavato la tua fossa e quella della tua famiglia! Ci rivedremo presto! Non vedo l'ora! Se rivedo te o uno di voi stronzi sulla mia proprietà, vi seppellisco vivi! Effettivamente è l'America, quindi basta essere sulla proprietà privata di qualcuno e insomma può essere ucciso. L'America, no? Voleva prenderlo. No. Ti ho chiesto di custodirlo. Lo hai fatto. Ora è tuo. Mio? Hai avuto fegato a tener testa a quel figlio di puttana. Sono fiero di te. Grazie. Chi era? Un testimone di Geova. Va bene. Le tue solite stronzate. Jay, cos'è successo? Tieni quella boccaccia chiusa stavolta. Che cacchio. Abbiamo appena fatto fiero nostro padre, però io mantengo fedele alla scelta alla madre di dire tutto. Perché è palesemente lei che comanda in questa famiglia. Ha detto che se non paghiamo saremo nei guai. Gesù Cristo, Bear. Quanto? Me ne occupo io. Come? Scappando via? Bear, sto parlando con te. Non è un tuo problema. Come sempre sarò io a raccogliere i cocci. Se tanto ci devi portare solo guai, perché non te ne vai di casa? Quel poco che abbiamo riesce a portarcelo via. Va tutto bene, mamma. Va tutto bene. Ok, come flashback decisamente più interessante dell'altro, per quanto mi riguarda. No, le sta solo spostando. L'avrà visto fare su Cops. È sempre un passo avanti a te. Giocava a scacchi al liceo, sai? Sei pronto? Sì. Non dovrei farlo. Neanche io. Dove avete parcheggiato il furgone? È in un capanno, sul retro. Niente paura. Sarà fantastico.
Al limite ha fatto questo. Ma lui sarebbe caduto tra... Questo è un gioco secondo me da rifare, fallendo apposta tutti i quick time event e facendo tipo un botto di casino sempre. Voglio vedere che conseguenze portano. Per me sarebbe divertentissimo. Grazie, sceriffo. Tutto bene? Non potrebbe andare meglio. Ehi, dove eri seduto? Un po' dappertutto. Tu controlla l'abitacolo, io controllo il letto. Allora, tre sedili, sotto il sedile. Vano porta oggetti. Allora, secondo me nel vano porto oggetti non c'è il libro, ma potrebbe esserci qualcos'altro di interessante. Vediamo, eh. Ah, niente, così, va bene. E allora controlliamo a questo punto tre sedile. Quando cercavo qualcosa in macchina non lo trovavo mai, era sempre tre sedile. E infatti. Questo voleva lo sceriffo. Sono solo numeri. Dipartimento dell'acqua e dell'energia $12,000. East Side Land Holdings 8,000. Bustarelle? Ce ne sono centinaia. Che cosa sono? Tangenti? Ehi, tutto bene? Non è niente. Solo che ormai siamo tutti coinvolti in questa merda. Tu, io, lo sceriffo, la mia famiglia. Se sapessi quello che ho passato nelle ultime settimane. È tutto così un casino. Allora, io gli direi, non puoi andartene oppure deve essere dura. Scriviamo, diciamo, non puoi andartene, potrebbe suscitare una risposta più interessante. Hai comprato il biglietto del bus e andartene da qui? Fosse così facile. Hai mai pensato di fare qualcosa... sapendo che era una cosa troppo stupida per farla davvero. Sicuro. Facevo il meccanico di aerei. Aggiustavo i 747 e i Cessna e tutto il resto. Ma da piccolo non volevo riparare aerei. Volevo pilotarli. Quello che volevo davvero era diventare istruttore di volo. Perché non l'hai fatto? Vita? La vita scorre. Sono cresciuto. C'erano altre che è una risposta che racchiude anche tutte e tre le precedenti. Come sono andate le cose. Forse avrei dovuto provarci. Io ho sempre voluto fare il Ranger. Volevo andare in quel posto con i Geyser. Come si chiama? Yellowstone. Sì, proprio quello. Vedere quella cosa che sputa in aria sarebbe figo. Senti, usciamo vivi da qui stanotte e poi rifletteremo un po' sulle nostre vite. Dovremmo tornare. Chissà che bivio abbiamo preso qui. È interessante perché anche delle scelte apparentemente innocue ti portano poi a prendere certo, dei bivi. Con la madre di Vince. Probabilmente la somma di più scelte. Mi ha lasciato perché bevevo troppo. Aspetta, ci sono. Il bar di Sharon. Ma non sei venuto qui tipo 15 o 20 anni fa? Facevi il venditore ambulante. Vabbè, zio, come fa a ricordarselo? Ehi, te l'ho già detto. Lascia perdere. Allora, siamo... Che stai facendo? Concordi che il libro e il fatto che lo sceriffo prenda le tangenti non sia un nostro problema, vero? Mamma, meglio che vieni a vedere. Ha parlato con lo sceriffo. Vincent, dammi quel libro. Sentite, se non gli do quello che vuole. Ah!
Porca miseria. Cos'è questo? Mazzette politici, spaccio di droga, affari legittimi, rimani in silenzio. Ma rimani in silenzio, ho detto, non è un problema nostro questo. Cioè, se lo sbrigheranno lo sceriffo e loro. Ho scritto tutto. Cioè, noi non c'entriamo letteralmente niente. Passami di nuovo lo sceriffo. Lo so, ci sono dentro. Dante, sono Sharon. La tua piccola talpa qui si è fatta scoprire. Ho il tuo piccolo libro nero e non vedo l'ora di mandarlo via fax a Channel 10. A meno che tu non mi dia quel bus nei prossimi 30 minuti. Tra quanto arriva l'FBI? Meno di un'ora. E va bene, Sharon. Hai vinto. Capo, è sicuro. Li aspettiamo fuori. Portate il fottuto autobus. Non saresti dovuta venire. Non è sicuro. Quei poliziotti prima sparano, poi fanno domande. Come stai? Sciocchetti. Adesso meglio. Abbiamo rischiato. E tu? Non ti lascerò affrontarlo. Spaventata. Da anch'io. Non ci vorrà molto. E se ci succede qualcosa? Qual è il piano una volta sull'autobus? Arrivare al confine e sperare di non doverci fermare per la benzina. Non pensare a queste cose. Ora dobbiamo concentrarci sul presente. Manteniamo un profilo basso. E torniamo da Zoe. Hai ragione. Ce la faremo. Ho pensato a una soluzione per il lavoro. All'accordo di riservatezza e ai soldi. Sì? Se ne usciamo vivi, so cosa voglio fare. Vai a causa della compagnia aerea o prendi i soldi? Ma in America se fai causa alla compagnia aerea e poi perdi sei fregato, quindi sì, la scelta giusta sarebbe questa, però noi prendiamo i soldi. Firmo i documenti e prendo l'assegno. Avevi ragione, è ora di lasciarci tutto alle spalle. Cioè, no, a intenderci, la scelta giusta sarebbe stata l'altra, ma la scelta più pragmatica è questa. È stato. Posso stare qui a lamentarmi o posso usare quell'assegno per iniziare le nostre nuove vite. Sembra proprio una buona idea. Quindi vuoi dire che lasceremo il paese? Non torneremo più a casa? Vince. Cresci. Ed io inizio ad intravedere un finale con queste scelte. Ho pensato tanto anch'io negli ultimi giorni. Inizio a pensare ad un Jay che viene con noi. Devo chiederti una cosa. Dimmi. Noi che ci facciamo una nuova vita grazie a questi soldi e ci portiamo in Jay insieme. Ho ricevuto quel messaggio e ti ho detto che non era niente. Ti sei fidato di me. Perché? La fiducia è tutto, non avrei voluto saperlo. La fiducia è tutto. Io ripeto, da questo punto di vista voglio continuare a far sì che lui non pensi al tradimento. Certo che sì. È solo che davvero è così facile per te? Senti, la vita è già dura così senza creare problemi che non esistono. Sei un uomo buono. Lo sai, vero? Così dicono. Vince e Michelle hanno salvato il loro matrimonio. Minchia. Alla faccia. Bene, gente, tutti in piedi. Ascoltate, gente. L'unica maniera in cui uscirete di questa sera è a bordo di quell'autobus. Ostaggi lato finestrini, noi al centro. Sicura che funzionerà? Non mi fingerò sicura di niente, ma so di cosa è capace la nostra famiglia. Comunque il gioco è sempre più interessante per quanto mi riguarda. Perché è così bella basso? Storia. Fuori dai piedi! Via! Il bus è aperto. Ripeto, il bus è aperto. Eliminateli! Jay! Alzati! Jay! Jay! Ma non rischiano di colpire anche gli ostaggi? Una settimana prima. Ok, altro flashback. Vediamo se sarà interessante come il precedente.
Jay, alzati. Che? Pa? Sei ferito? Ho bisogno che mi porti all'ospedale. Vestiti. E perché l'ha chiesto proprio a noi? Ti ci porto tra tutti. Tra l'altro Jay dormiva nel fienile. Capisco perché hai detto a madre il debito. Ora però è nervosa e preoccupata. Volevo solo fare la cosa giusta. Lo so, figliolo. A volte cercando di fare la cosa giusta si sbaglia. Un giorno capirai. Lei sperava di potermi cambiare, sai? Tutto quello che voleva era un uomo buono che la ricambiasse. Nessuno vuole stare solo. Almeno non tua madre. E quando una donna così ti dice di andartene, beh, inizi a pensare che forse ha ragione. Forse la mia famiglia non ha più bisogno di me. Persino io so quando è il momento di incassare. Devi smetterla. Ci ho provato, figliolo. Ma quando sapori la vittoria, ne vuoi sempre di più. Gira qui. Ma l'ospedale è di là. Non andiamo all'ospedale. Gira. E infatti, ecco perché l'ha chiesto proprio noi. Come hai fatto a farti del male alla spalla, pa? Sei un bravo ragazzo. So che non è giusto avere un favorito. Il guaio è che Tyler è troppo simile a sua madre. Dale è troppo simile a me. Tu sei diverso. Posso parlarti, figliolo. E fidarmi. Non è che sarà andato a prendere il tipo? Perché siamo quello che era venuto qui a casa e l'ha portato lì? Aiutami a scaricare questo telone. L'ha ucciso? È pesante. Pa, cosa c'è dentro? Ce l'hai? Ora tira! Continua a tirare, forza! Appunto. È morto. Jay, devi ascoltarmi. Ci ha minacciati. L'hai sentito? Ho voluto dargli un avvertimento. Tutto qui. Mi ha aggredito e io l'ho colpito. Troppo forte. È caduto e ha battuto la testa. Non volevo ucciderlo. Sono andato nel panico. Allora, è andato palesemente con l'intento di ucciderlo. Ma ora dire l'ha ucciso tu non servirebbe a niente. Diciamogli che è stata legittima difesa. Ha avuto quello che si meritava. Non è stata colpa tua. Esatto. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. È quello che mi diceva sempre mio padre. Sono squali. Gli fai sentire l'odore del sangue e ti mangiano vivo. Vorrei avergli dato l'orologio. Non è un orologio qualsiasi, figliolo. Come ho detto, apparteneva al mio caro vecchio papà. Ora è tuo. Tienilo in un posto sicuro. Ok. Controlla se ha dei soldi addosso.
No, rifiuto. Non so se posso farlo, pa. Non gli servono più. Lo so, ma non mi sembra comunque giusto. Pa, che facciamo adesso? È morto. C'è solo una cosa da fare. Scava. Per favore, non chiedermelo. Jay, ascoltami. Nessuno deve trovarlo. Se non lo facciamo, le persone per cui lavora... Ti prego, non te lo chiedo per me. Pensa a tua madre. Pensa ai tuoi fratelli. Sei l'unico di cui mi posso fidare. Prendi la pala. Qui è una scelta un po' obbligata, eh? Facciamo che lo farò. Cioè la frittata ormai l'ha fatta lui, quindi non ha senso nessuno, ma quando avevo la metà dei aumentare anni, ancora di più i danni e guai. Un bellissimo puledro. Lo cavalcavo tutti i giorni. Poi un'estate mi ha buttato. Ma tocca, a terra. Che vuol dire? Ha iniziato a scalciare e a mordere e sono stato fortunato che non l'ho ucciso. E anche prima ho fatto la stessa cosa, dopo, ho cliccato con il sinistro e mi ha... Mi dice che quando un animale mi ha dato il fallito. L'unica cosa da fare è abbatterlo. Riesco ancora a sentire il sudore di whisky mentre teneva fermo il cavallo. Conta fino a tre. Preme il grilletto. È abbastanza profonda. Per tutti quegli anni l'ho odiato. Ora so che aveva ragione. Doveva essere fatto, figliolo. Eri solo un bambino. Tu gli prendi le braccia, io i piedi. Mettiamolo nella fossa. Va bene, ricopriamolo prima che faccia giorno. Cosa? Per favore, aiuto. Aiutami. Oh, per favore. Forza! Fallo, Jay! Fallo, Jay, seppelliscilo! No, no, no. Ti prego, possiamo ancora salvarlo. Ma ti prego! Non può salvarsi, figliolo. Proprio come quel cavallo pazzo. Ora mi vuoi aiutare o no? No. Dobbiamo aiutarlo, pa. Allora lo farò io. Tanto questo ha un finale scriptato, come ricordo, eh. Cioè comunque penso che lui alla fine lo seppellirà lo stesso. Ah, è scappato? Oh, ok, bene, allora. Ha avuto un effettivo... Una conseguenza effettiva alla nostra azione. Ok, interessante. Ha aiutato lo sconosciuto a risorgere dalla tomba, attenzione. Spero che perlomeno ci sia riconoscente, no, quel tipo. Bevi, ne hai bisogno. Il padre non sembra molto arrabbiato in realtà. Beviamo. Agli ultimi rimasti. Prenditi cura dell'orologio di tuo nonno, capito? Ha etichettato il polso degli Holt fin dalla Grande Depressione. Quindi fanne tesoro. Senti,
quello che è successo stanotte non è stato facile neanche per me, ma l'ho fatto per noi. E non ti biasimo di aver pensato male di me. So che a volte sono severo con te. E forse sono solo un buono a nulla. Ma ho fatto un sacco di sacrifici, Jay. Andare in guerra, occuparmi di quel tizio stanotte. Avere una famiglia significa fare sacrifici. Persino per un vecchio ubriacone fuori di testa come me. Vuoi ottenere aiuto? Ci sono dei posti dove potresti andare. Agli incontri. Puoi cercare aiuto. In quei posti non aiutano i vecchi cani come me. Li abbattono e basta. Hai salvato la vita di un uomo stanotte. E questo ti rende un uomo migliore di me. Ma non cambierà le cose, è il mio sangue che vogliono. Non deve per forza essere così. Possiamo andare alla polizia. E dirgli cosa? Che ho cercato di uccidere un uomo e seppellirlo vivo? Queste persone non hanno paura della legge. Tutto questo è colpa mia. Quindi sono io che devo risolverlo. Ora va a dormire un po'. Sistemerò il casino che voi ragazzi avete fatto sul tetto. Tra l'altro, uccidendo quel tipo non sarebbe cambiato comunque niente, perché non è lui, cioè lui era solo un emissario. E gli altri che volevano comunque il suo sangue avrebbero mandato qualcun altro. Sharon, non hai quasi mai ragione, ma avevi ragione su di me. Riscuoti l'assicurazione, basterà a saldare il debito. Mi dispiace per tutto. Ah, ecco la scena di cui parlavano all'inizio. Ti prego. No, tiralo giù. Nessuno sanno di mentre lo lascerebbe fare. Vista la benevolenza di tuo figlio, hai 2 settimane extra, ma il debito rimane. E se non paghiamo? La prossima volta che vedrete me e i miei amici, starete scavando le vostre tombe. Oddio, Bear, se solo me ne avessi parlato. Ora che ha tutti quei tubi e cavi che gli escono fuori, non potrà parlare molto. Per ora? Dovevi lasciarlo lì. 2 settimane. Ma anche se avessimo 2 anni, non avremmo mai tutti quei soldi. È vintage. Vale qualcosa, credo. Quel vecchiume è un falso, fidati. Non sarebbe riuscito neanche a regalarlo. Sapete che vi dico? Rapiniamo la banca. Ottima idea, Dale. Potrebbe funzionare, se fatto bene. Un momento. Nessuno rapinerà banche. È troppo rischioso. Ero sarcastico, se non si fosse capito dal tono. Ma forse nel video c'è un altro modo. Ecco chi è che ha ideato la rapina allo sceriffo, allora. Lei? La madre? Fuori! Cerca terra! Ti fate sparare!
Ma sono troppi! Andiamo al furgone! Michel! Jim! Siamo qui! Vince, aiutaci! Dov'è Michel? Jim! Dov'è Michel? Guarda! Ecco zio! Ma infatti l'avevo detto, cioè, strano, come fanno a non colpire gli ostaggi, infatti. Hanno fatto più male agli ostaggi che ad altro. Vince? Ti tiro fuori da qui. Ti prego, fai in fretta. Ma è finita! Non ce la faremo! A lui però hanno sparato la gamba. Vince, aspetta. Se non ce la faccio, ce la farai. Prendimi le mani. Ci siamo. Ok, si salta. E niente salti mortali. So che vorresti. Ti ho mai detto quanto amo le tue battute idiote. Dalle un bacio, dai. È stato cambiare argomento. Come potevo sapere che gli Holt avrebbero trasformato questo posto in un barbecue? Bella mossa, no, sicuramente. Sei corrotto. Sei corrotto. Qua niente più mezze misure con il stronzo del cazzo. Con lo sceriffo. Non ti importa di noi. Sei solo un criminale. È un idiota ed è corrotto. Occhio a ciò che dici, figliolo. Sceriffo, qui Coburn.
Sei ancora sul reggio? Hai bisogno di supporto? Stai in attesa un minuto, Coburn. Senti, apprezzo il tuo aiuto. Questa città non esiste senza di me. Anche i miei vice più fedeli sanno che non devono chiedere spiegazioni. Quel libro potrebbe incastrare un sacco di gente, me compreso. Quindi direi che siamo pari, no? Non stringere la mano. Fanculo. A pensarci bene, forse ti porterò dentro per E questo poteva, voleva arrestarci. Sto stronzo. Volevamo solo un posto dove nasconderci. E ora mio fratello è morto. Colpa mia. Pensi di essere Bruce Willis, eh? Sotto copertura a combattere i cattivi. E invece no. Sei solo un signor nessuno di mezza età e sovrappeso che avrebbe dovuto stare zitto e farsi gli affari suoi. È giunto il momento di ribellarsi, anche se non riuscirà a fare niente, il povero Vince. Oddio, la mossa Oberyn. La mossa Oberyn Martell. Non ci sparerà, vero? Sei un assassino. È questo quello che vuoi? La vita. Ti dà mai quello che vuoi. Fermo. C'è un video in cui lui spara? Ok. C'è un video in cui lui spara, deve essere davvero interessante. Dovresti essere in macchina. La poliziotta se n'è andata. Volevo trovarti. Sono passata sotto il cancello. Apriamo il cancello e mettiamo in moto il furgone. Questo non è necessario. Per favore. Sei obbligato a farlo. Pensi che lo voglia? Anch'io sono stata bambina, sai. Ma ora ho una famiglia mia. E con lei in macchina la polizia. Tanto non qualsiasi cosa avremmo detto non avrebbero cambiato idea. Per favore, non voglio. Ehi, serve un ostaggio. Prendetemi. Sì, certo. Dopo quello che ci hai fatto passare. Ma dobbiamo andare. L'unica cosa che potrebbe attirarli è posso aiutarvi, quindi facciamo posso aiutarvi. Ascolta, senti, non sono un avvocato, ma in Arizona c'è la pena di morte, giusto? Perché se prendete Zoe e qualcosa va storto, nessuna giuria ve la farà passare liscia. Ma se io vengo volontariamente, potrei passare da complice. Sì, ha ragione. Bene, andiamo allora. Vai. Papà! Oddio, Zoe. Andiamo, vieni con noi. Devo andare, Zucchina. No, ti prego, non andare. Prenditi cura della mamma per me, ok?
Ehi, se non tornassi, difendi sempre le persone che ami. Ok? Andiamo. Tieni. Se devi vedere al buio. Ti voglio bene, Zoe. All'infinito. Così penso si concluda il terzo capitolo, il capitolo 3 di As Dusk Falls. Ti prego, dimmi che siete i rinforzi. Lawrence Bradley, FBI. Gesù, c'è stato un massacro. Lo sceriffo era privo di sensi. Tutti gli altri sono stati coinvolti nell'esplosione. Abbiamo 4 agenti morti. Forse altri dopo le ustioni subite. E dei criminali nessuna traccia. Facciamo venire un elicottero. Finché non superiamo i binari. Se Bear ci vedesse adesso. Non parlare di lui. Tutto questo è successo per colpa sua. Però in questa timeline lui è ancora vivo. È stata colpa sua, non lo capisco. Resta in silenzio. Resta in silenzio. In questa. Grazie alla scelta che abbiamo fatto, lui è ancora vivo. Dove ti porta la vita. È in ospedale, ma è vivo. Non guardarmi, no, cioè. Zoe starà bene, mi dispiace. Diciamoli Zoe starà bene, dai. Sì, starà bene. Lo so. Jay, occhi sulla strada. Quel che cerco è il limite dell'oscurità, dove i pensieri si fermano e i ricordi muoiono. Lo sentite? Guarda, accelera! Ma che faccio? Ce la faremo, tu guida! Ok, classica scena con il treno, l'inseguimento con il treno che separerà inseguite e inseguitori. Jay, che stai facendo? Fa la mossa Toretto? Vai retromarcia. Spegnete il motore. Non provate a uscire dal veicolo. Non funziona. Non funziona mai. Ho qualche secondo di pace. Poi l'istinto prevale. Eccola. Ma di quello che è successo dopo. Non dormirò molto stanotte, come sempre. Ci riproverò domani. Go tell that long tongue liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler. Molto bello questo terzo capitolo. Tell him the god's gonna. Molto bello. Tell him the god's gonna cut him down.
Quindi è finito così? O dobbiamo... Devo andare a vedere se ci sono altri capitoli, perché ovviamente questa non può essere la fine della storia. Devo vedere se vanno magari acquistati separatamente, cosa che mi dispiacerebbe, perché non mi piacerebbe affatto come pratica di marketing. Dato che se un gioco è inserito in Game Pass, deve essere inserito in maniera completa, non con la demo e poi il finale da acquistare a parte. Lascio comunque andare i titoli di coda. Nel frattempo posso dire che per quello che sono i primi tre capitoli, molto bello, un bel climax. Le scelte a quanto pare posso andare solo di immaginazione, perché non ho ancora provato effettivamente a scegliere cose diverse, ma a quanto pare modificano di parecchio la storia, pur essendoci comunque un canovaccio principale. Modificano comunque chi vive e chi muore. In questo caso ci sarebbe potuto essere Zoe, la bambina, con gli Holt, e invece ci siamo noi, c'è Vince. Il padre potrebbe essere morto dagli Holt, invece non l'abbiamo salvato. Ci sono un po' di cose interessanti, appunto. Lo sceriffo magari potrebbe essere vivo, invece non l'abbiamo fatto morire. Interessante. Ora lascerò andare i titoli di coda fino alla fine, quindi se non volete vederli saltate direttamente al capitolo. Metto sempre i capitoli nei video e i titoli di coda li metto sempre in un capitolo.
Ecco finito i titoli di coda. Abbiamo Amore, si prende cura degli altri ed è empatico, determinato, non vuole arrendersi o lasciar perdere, e Esploratore, rapido e preciso nel trovare punti di interesse. Ok, andiamo al successivo. Qui c'è parecchio, eh. Qui c'è parecchio. Oh sì. Guarda quante cose che si potrebbero fare diverse. Anche nel flashback, soprattutto nel flashback, tra l'altro. Cioè sì, interi rami, interi nodi. Completamente diverse. E si arriva però a due soli finali. Immagino che uno sia appunto quello in cui noi siamo stati presi in ostaggio e l'altro quello in cui Zoe viene presa in ostaggio. Ok. Jay ha tentato di sparare a Vince. Bear in ospedale, Jay ha preso tempo. Interessante, interessante. Facciamo enter prossimo capitolo per vedere cosa accade effettivamente. E in caso in cui inizi il nuovo capitolo, io questo video lo finirò qui. Quindi ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Rachel Spear è tutto, al prossimo video.